mattone dopo mattone, stiamo costruendo la nostra coscienza di cittadini europei, come parte di un'unica grande comunità che dà sostegno e chiede il riconoscimento non soltanto di un'unione politica, ma soprattutto di intenti, sogni e speranze. Narrare l'Europa, le emozioni, i viaggi e i sogni di 30 ragazzi del liceo Casardi di Barletta racchiusi tra le pagine di un libro. Ieri pomeriggio la presentazione dell'iniziativa che ha visto protagonisti i giovani studenti alle prese con la stesura di una serie di racconti. Filo conduttore gli avvenimenti storici che hanno caratterizzato l'Unione Europea per allargare l'alfabeto della cittadinanza attiva, così come hanno ribadito gli ospiti e i promotori del progetto. L'importanza dell'Europa è data proprio testimoniata da questi ragazzi, da come vivono la loro cittadinanza che ha questa nuova dimensione, quella dell'Europa, insomma un fatto di cultura, un fatto di identità, è un fatto anche di futuro, perché noi non possiamo immaginare un futuro che non si misuri con la globalizzazione. Narrare l'Europa a scuola significa allargare l'alfabeto della cittadinanza attiva. L'alfabeto contenuto in questa cittadinanza attiva che va sempre rielaborato, risemantizzato affinché poi i giovani si possano appropriare di questi linguaggi e di queste conoscenze che poi noi trasformiamo in competenze attive per la loro vita futura. Essere europei oggi è una scommessa innanzitutto rispetto alla storia che l'Europa ha vissuto in questi ultimi 60 anni. Siamo a 60 anni dai trattati di Roma, lo spirito con cui questi trattati sono stati scritti è lo spirito che ci ha uniti in democrazia e libertà, ma soprattutto nella politica dell'inclusività. Oggi è una scommessa soprattutto rivolta a noi adulti e ai nostri ragazzi. È una scommessa di ritornare allo spirito dei trattati di Roma, di questi 60 anni che vanno rivissuti alla luce di queste problematiche sociali, economiche, ma soprattutto delle problematiche inclusive. Partire dai banchi di scuola per poter rafforzare il sogno europeo, proprio perché attraverso i giovani, attraverso la loro mentalità, si può continuare a dar linfa a questo sogno di pace che continua a creare tutta una serie di positività per tutti noi. Ci sono i problemi, ma i problemi vanno risolti attraverso la conoscenza dello strumento europeo e soprattutto attraverso la necessità che ognuno si adoperi per portare avanti il sogno di Altiero Spinelli. Il ricavato del libro, edito dalla Rotas, sarà devoluto alla Caritas cittadina, un modo per rinsaldare quei valori di fratellanza, solidarietà e speranza che oggi come ieri la storia insegna, anche e soprattutto alle nuove generazioni. Sento dentro di me un fuoco, quella passione che colpisce il muro improvviso e che quando ti assale cambia la vita radicalmente. Sento un'energia strana, la necessità inspiegabile di essere parte attiva di ciò che mi circonda, di non lasciare più che io sia considerata parte di una gioventù inerme e passiva.